Bentornati sul canale di Lasciati Viaggiare. Cominciamo oggi la nostra nuova rubrica Consigli di viaggio in pochi minuti. Per iniziare al grande abbiamo scelto per voi la città più iconica e desiderata al mondo. Vi portiamo a New York, la grande mela che tanti sognano di visitare, la città delle mille luci, set cinematografico di innumerevoli film e serie TV che hanno fatto la storia del cinema. Partiamo subito dalla domanda che ci fate più spesso. Quanti giorni servono per visitare la città? La risposta non è semplice, perché ci vorrebbero mesi per visitare tutti e cinque i distretti di New York: Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island, Bronx. Partiamo però dal presupposto che non ci siate mai stati e la vostra priorità sia vedere le zone più rinomate. Quindi, per rispondere alla vostra domanda, per visitare New York ci vogliono minimo 5 giorni. Ma dove si trovano dunque le attrazioni più famose? Nell'isola di Manhattan e in una piccola parte di Brooklyn. Ma come organizzare dunque i vostri 5 giorni a New York? Abbiamo pensato per voi un itinerario, vediamolo insieme. Giorno 1. Arrivo con volo dall'Italia. Solitamente i voli arrivano nel pomeriggio o sera. Quindi, una volta arrivati, dovrete fare l'immigrazione, prendere i vostri bagagli e trasferirvi in città. Uno dei modi più economici e semplici per andare dall'aeroporto al centro è prendere uno shuttle condiviso. Se invece volete stare più comodi, un trasferimento privato dall'aeroporto all'hotel è sicuramente la scelta ideale. Avendo pochi giorni a disposizione, il consiglio è di soggiornare a Manhattan per potersi muovere agevolmente e non perdere inutilmente tempo nei trasferimenti. Una volta arrivati in hotel potrete scegliere se riposare o se iniziare la vostra avventura visitando a piedi la zona del vostro hotel. Giorno 2. Per cominciare ad entrare nel cuore della città non c'è nulla di meglio che partire da Midtown, fulcro della vita notturna, dei teatri e dello shopping. Partite allora da Rockefeller Center. Per intenderci, quel luogo dove a Natale viene acceso l'albero più rinomato al mondo. A pochi passi dal Rockefeller Center troverete St. Patrick Cathedral, la cattedrale di San Patrizio, che è la più grande cattedrale cattolica in stile neogotico degli Stati Uniti. Potrete poi proseguire per Times Square e fermarvi sulla scalinata insieme agli altri turisti per godere del brulichio di persone e di auto. Lì potrete ammirare anche le mille luci dei palazzi. Camminando sulla Broadway, in direzione sud, arriverete all'Empire State Building, uno dei simboli della città. Se volete provare l'ebbrezza di vedere New York dall'alto, potrete scegliere di salire all'osservatorio dell'Empire State Building, recentemente ristrutturato. Un'altra fermata che vi consiglio è Grand Central Station. La sensazione, una volta arrivati a Grand Central Station, è di esserci già stati. Quante volte l'abbiamo vista nei cartoni animati o nei film? Giorno 3. Chi di voi non conosce il famosissimo Central Park? Vi assicuro che una passeggiata a Central Park è un'esperienza da non perdere. Se vi piacciono i dinosauri, il vostro percorso potrebbe iniziare nell'Upper West Side, nel Museo di Storia Naturale. Di lì, passeggiando a bordo del parco, verso sud, arriverete di fronte alla casa dove è stato ucciso John Lennon. Proprio in quella zona c'è un accesso al parco che vi porta proprio nell'area dove c'è il mosaico con su scritto Imagine. È un mosaico che è stato donato alla città di New York dalla nostra italianissima Napoli. Potrete poi proseguire all'interno del parco verso un altro dei simboli iconici della città, il Bow Bridge, quel ponte all'interno del parco che è stato ripreso anch'esso in tanti film. Da lì potrete attraversare orizzontalmente il parco e arrivare sulla strada che si chiama Museum Mile. Questa strada che costeggia il parco, nella zona est, conta un gran numero di musei, tra cui il Metropolitan Museum e il Guggenheim. Se i musei non vi interessano e siete maggiormente attirati dallo shopping, proseguendo verso sud sulla Museum Mile vi troverete già sulla Quinta, la Fifth Avenue. Su questa strada una gran parte di negozi di alta moda
hanno il loro negozio. Mi raccomando, non perdete un giretto da Tiffany per strabiliarvi davanti a gioielli incredibili. Se il vostro sogno è fare colazione da Tiffany, sappiate che all'interno del negozio c'è il Blue Box Caffè. Al momento è in ristrutturazione, ma proprio quest'anno, nel 2021, dovrebbe riaprire. Giorno 4. Non si può andare a New York e non visitare Liberty Island, la statua della libertà, simbolo importantissimo per la città e per tutti gli Stati Uniti. Il giro in battello include Liberty Island e Ellis Island, dove si trova il Museo dell'Immigrazione, altrettanto interessante e toccante. Mi raccomando, non portate oggetti pericolosi perché vi verranno fatti controlli un po' come all'aeroporto. Una volta tornati a Battery Park, potrete dirigervi verso nord e a breve distanza dallo sbarco troverete la famosissima statua del Toro di Wall Street. Camminando ancora verso nord, arriverete al World Trade Center. Lì potrete passeggiare e osservare le due vasche che sono state costruite sui basamenti delle due torri gemelle. In questa area potrete visitare anche il museo dell'11 settembre o salire all'osservatorio della Liberty Tower. Una volta terminata la visita, vi consiglio di entrare nella meravigliosa stazione della metropolitana chiamata Oculus, disegnata e pensata dall'architetto Calatrava e che si trova sotto alla Liberty Tower. Prendete lì la metropolitana per andare a Brooklyn. Una volta arrivati a Brooklyn, non potete perdere il quartiere di Dumbo e la passeggiata pedonale sullo Brooklyn Heights, dalla quale si ha una vista spettacolare su Manhattan. Se ancora non siete stanchi, potrete camminare al tramonto sul ponte di Brooklyn verso Manhattan. Giorno 5. Generalmente i voli per l'Europa e per l'Italia partono nel tardo pomeriggio o in serata, per cui si può usufruire anche dell'ultimo giorno per effettuare delle visite. Per l'ultima giornata vi ho riservato un percorso particolare. Ebbene, a Manhattan si trova l'High Line, una vecchia ferrovia sopraelevata che è stata riqualificata a giardino pubblico. Sicuramente questo è un percorso che non dimenticherete. Tutta la zona dell'High Line e soprattutto Hudson Yard sono stati riqualificati con palazzi, strutture, statue e grattacieli di ultima generazione. Gli scorci che si hanno durante la passeggiata sull'High Line sono indimenticabili. Non perdetevi poi una passeggiata su The Vessel, una struttura nido d'ape ad Hudson Yard, un su e giù di scale molto scenografico e divertente. Sempre in questa zona è sorto l'ultimo punto di osservazione dall'alto della città, il quarto, l'Edge Observation Deck, una terrazza esterna fatta di vetri inaugurata nel 2020 poco prima dell'inizio della pandemia e si trova al 100° piano di un grattacielo. Cosa ne dite? Vi è venuta voglia di andare a New York? Se volete saperne di più, andate sul nostro blog e troverete molte informazioni importanti. Per oggi vi saluto e vi aspetto al prossimo video di consigli di viaggio in pochi minuti. Non dimenticate di seguirci e di attivare la campanella. Ciao ciao viaggiatori!